Gli operatori avevano puntato su questi momenti per incrementare i loro affari, ma a quanto pare fino adesso i saldi estivi nelle Marche sono stati un flop. Forse è colpa della crisi che ha portato le famiglie a spendere meno e in particolare nel settore della moda. Quest'anno avete approfittato dei saldi oppure no? La crisi continua a mordere? No, niente, quest'anno ancora niente. Quindi il guardaroba è rimasto quello dello scorso anno? Dall'inizio dell'anno sono già 1500 le imprese commerciali che hanno chiuso i battenti. Secondo un'indagine del centro studi Sistema CNA, quasi la metà delle imprese che ha promosso vendite in saldo ha registrato finora una diminuzione del fatturato rispetto all'estate dello scorso anno. Solo il 15% ha aumentato le vendite a prezzi scontati. Come sono andate le vendite quest'anno? Ma diciamo che sono in calo come tutto il fatturato in generale, però diciamo che c'è stato un po' di entusiasmo in più per i saldi, per quello che mi riguarda. E poi diciamo che è stato un pochino più di turismo mordi e fuggi, di passaggio, che comunque da me è passato, quindi sono abbastanza contento. Quest'anno approfitterete dei saldi oppure no? La crisi si sente? Pure. Si sente, abbiamo buon orecchio anche per quello. Ecco. Però ne approfitterete oppure si guardano soltanto le vetrine? No, approfittiamo, se troviamo la convenienza approfittiamo. Ma se i saldi segnano il passo, segnali positivi arrivano dalle aspettative dei commercianti per quanto riguarda il fatturato del secondo semestre 2015. Per il 43% delle imprese gli utili aumenteranno rispetto all'anno precedente, un terzo delle imprese poi prevede un aumento dell'organico, anche se il 44% sarà costretto a ridurre ancora il personale. Nel periodo estivo avete visto nel vostro negozio più fanesi o più turisti? Beh, i fanesi sicuramente, i turisti non tantissimi stranieri, più che altro italiani. Però insomma è andata abbastanza bene, sta andando abbastanza bene. Vi hanno raccontato se provenivano da città limitrofe oppure anche da Alta Italia o Bassa Italia? Ma più che altro ho visto dall'Alta Italia, ormai sono un po' di anni che vengono, ma anche gente che è la prima volta che capita a Fano e si è trovata molto bene insomma. Quello che mi serve, io non guardo i saldi, se mi serve una cosa la compro pure a prezzo fisso. Soltanto se c'è una necessità? Una necessità, sì. Si preferisce ad acquistare al mercato oppure nei negozi? Dipende. Quindi dove c'è la convenienza? Appunto, dove c'è la convenienza, se c'è qualcosa che piace. Come stanno andando le vendite in questo periodo di sconti? Per quanto ci riguarda non ci possiamo lamentare perché pensavamo che sarebbe andato peggio, però guadagniamo abbastanza, quindi ci sono abbastanza persone, soprattutto per quanto riguarda i turisti, che durante questo periodo sono parecchi e quando entrano in negozio, essendo una cosa un pochino più particolare rispetto alle altre attività, rimangono un pochino stupiti e quindi tendono sempre a comprare qualcosa perché rimangono molto contenti di questo posto. Ecco, rispetto allo scorso anno invece avete notato delle differenze, magari più o meno turisti oppure vendite in calo, in aumento? Lo scorso anno sì, ci sono molti meno turisti e anche le vendite sono un pochino più basse, però non ci possiamo comunque lamentare. Già comprati con i sconti? Che cosa? Tutto, mutande, reggiseni, vestiti, tutto. Quindi conviene sempre, si aspettano questi momenti? Abbastanza. E lei invece che cosa acquista? Ho comprato le pesche e i pomodori. Soltanto generi alimentari? Sì. Ecco, per il resto abbigliamento, altri oggetti? No, a me non mi piace. Ha comprato mia moglie, dai. Basta quello che acquista lei. A posto.